ed ecco qua a trasformazione ultimata. E i capelli non ci sono più. Ecco, Ah, ci sono, un po' più corti, ma ma ci ci sono. sono. Abbiamo giocato un po' col trucco, molto dark lady. Generalmente non vado in giro così, non mi sembra il caso. Sì, sembro molto più grande, sembro una signora. Lo sappiamo che non sei una signora, come diceva Loredana Bertè. Sembro una donna. Sembro una donna di 39 anni. Oh, finalmente hai smesso di fare la bugiarda. Comunque sì, personaggio. Sì, tutto sommato non sto male, dai. Una Non mi piace. contessa, una... Oh, Sì, molto. molto... Oh, sì, guardi, Si madama. avvicina molto alla Lady Altea. Molto Lady Altea. Infatti, c'è alcuni atteggiamenti di arroganza e diciamo Sì, ci così... sono stati 2 o 3 minuti che mi avresti messo le mani al collo. Ma diciamo così, ci sarebbero stato tanto bene anche, però... Allora, non ho molta pazienza, quindi non posso stare tanto tempo ferma lì ad ragazzi aspettare. miei, la bellezza ha i suoi tempi e quindi bisogna rispettarli. Ogni tanto, non sempre. Oggi era un gioco, abbiamo giocato, abbiamo creato, trasformato. Forse abbiamo fatto anche vedere che tutto sommato alcune donne hanno delle grandi potenzialità, ma a volte basta un taglio di capelli nuovo, un trucco, qualche accessorio, forse un mentore, un qualcuno Sì. che riesca in qualche modo a tirar fuori queste potenzialità. E allora fidatevi intanto nelle mani di qualcuno. Bisogna vedere le mani, quali sono. E lì va da sé che la donna intelligente sa con chi, come, quando e Non sei dove. tu quello che dice che le donne intelligenti scarseggiano? Beh, non sono io a dirlo, purtroppo sono i fatti e la realtà. Ma non entriamo in polemica. Diciamo che quando si trova una donna con determinate caratteristiche è veramente un personaggio. Diciamo che diventa sempre più difficile, ma quando si trovano sono notevoli, devo dire. Non ci sono più tanto le mezze misure. Non ci sono le mezze stagioni. Hai Assolutamente. visto? Siamo già passati Ecco, all'inverno. comunque, Sì. io spero noi, io e Sabrina, speriamo di aver accontentato anche le esigenze dei nostri amici Air Lover, Air Fetish, dove abbiamo fatto vedere alcune cose, eccetera, eccetera, di aver dato spunto ad alcune signore per aver voglia di mettersi in discussione e di migliorarsi possibilmente, e quindi dare anche una speranza, tutto sommato. Ci sono delle volte che veramente basta un trucco, un accessorio, un qualcosa, e puoi andare a fare solo un giro in centro per via Roma, uno shopping, senza fare shopping, sentirsi ammirate è sempre una bella cosa. Sì, solo che Qualcuno. se ci vado io con questi tacchi, cioè, non 100 metri non li faccio. E vabbè, diciamo che sei una signora statica, se stai ferma, la tua porca figura la fai. A meno che non trovo 2 baldi Che accompagnatori. facciano da stampelle a questo punto. Però quello che volevo dire io è che, signore, cercate di amarvi, anche perché se uno non si ama è difficile trovare qualcuno che apprezzi e che poi vi ama lui. Iniziate ad amarvi voi stesse. C'era un'attrice che aveva i capelli così, chi era? Se ne sono state Aspetta, talmente francese, tante. francese, dai. Catherine Deneuve Lei. era sul biondo, però. Poi, Vabbè, io bionda, cioè. se vogliamo analizzare da che mondo è mondo, attrici, personaggi, donne, quelle con maggior fascino e carattere
che se ne dica, avevano i capelli corti o medi, partendo dalla Marilyn Monroe che li aveva medi, a Katharine Hepburn. Grace Kelly no, però non li aveva lunghi, aveva fatto un carré quando ha fatto dei film, li aveva all'altezza collo. Poi altri, possiamo elencarne Demi Moore, Sharon Stone, Madonna, vogliamo continuare? Annie Lennox, signori, parliamo di donne con un carattere e uno charm senza fine. Però da un trucco è un insieme adeguato. Di cose, sì. È un insieme di cose, però si può fare. Ok, hai qualcosa da dire ancora ai signori di web? Continuo a guardarmi perché devo ancora abituarmi, metto le mani fra i capelli e non... Però una sensazione, è una novità, dai. Sì, fosse stata estate... Sì, aspetta che rivolgo il nastro che mi si è intrecciata la lingua. Se fosse stata estate... Estate? Ecco, i capelli forse li avrei tagliati più corti qua dietro. Ancora più corti, ma l'estate arriva. Sì, adesso lasciamoli così, vediamo un po'. Gira un po' indietro per vedere la nuca anche. Sì, abbiamo dato una corciatina, non c'è una piega, cioè come dice la parodi da Natale. Ecco, cotto e mangiato, noi è tagliato e non è stato piegato, ma semplicemente una mano dentro. Perché il taglio fatto bene deve andare a posto da solo, possibilmente, naturalmente quando uno poi ci lavora su il risultato diventa ancora più accurato e particolare. Volendo questo taglio si abbina sia a uno scuro scuro, sì. A un castano, il rosso non lo vedo un granché, mentre biondi, anche biondo chiaro, dei biondi mesciati, ci possono stare volendo, ad ognuno il suo. Il mio colore sta bene. Adesso vengo lì a salutare anch'io, Eccoci qua. La bella, la bestia. Una volta era la bella e la bestia, non la belva e la bestia. Ah, la belva, ho detto la belva e la bestia, sì. È stato un lapsus freudiano, sì. Scusate, involontario naturalmente, che di Dio me ne scampi e totani da dire certe cose. Comunque, spero che vi sia piaciuto quello che abbiamo fatto e alla prossima. Bye bye. Lady Altea. Sono morto Lady Altea. Divina Suprema.